Franco e questa è Salsa d'Arte. Oggi mi trovo in un posto magico, il Palazzo del Monte di Pietà a Padova. Qui c'è una mostra che si chiama L'Occhio in Gioco. Venite a scoprirla. Vi presento il professor Guido Bartorelli. È uno dei curatori di questa mostra ed è anche docente dell'Università di Padova al Dipartimento dei Beni Culturali. Ciao Guido. Ciao Valeria, grazie di essere qui. In questa mostra non abbiamo visto soltanto opere d'arte. Diciamo che c'è una specie di triangolo composto da arte, scienza, ma anche la percezione e il lato psicologico. Padova è molto importante da questo punto di vista perché qui si è formato il gruppo N. Il gruppo N, certo, si forma nel 1960, 5 ragazzi molto molto giovani e sono Alberto Biasi, Ennio Chigio, Toni Costa, Edoardo Landi e Manfredo Massironi. E decidono di mettere in secondo piano il nome proprio, no, la propria personalità, firmandosi gruppo N. N sta per alla N, un po' come con la funzione un concetto matematico. In matematica. Padova sia stata un centro di studi sulla psicologia della percezione a partire dal 1919 e quello che si è fatto dentro le aule universitarie evidentemente ha tracimato fuori stimolando l'ambiente culturale e artistico. Manfredo Massironi per noi è una figura fondamentale perché si interesserà sempre di più alla psicologia della percezione, tanto che sarà ordinario a Verona di psicologia generale. Quindi lui stesso era sia artista, psicologo. Soprattutto è diventato psicologo, quindi artista e scienziato. Un lavoro come questo ci dimostra un gioco sui concetti proprio della psicologia. Quello che fa l'artista letteralmente è inserire questo reticolo di linee geometriche, ma non sono queste la figura è la sfera, questo ovale. E pensate che bella inversione dei concetti di psicologia. Noi in genere ritagliamo una figura e la facciamo stagliare sullo sfondo. Qui è lo sfondo che diventa figura, è il vuoto che diventa pieno, il negativo, il positivo, c'è un bellissimo gioco su questi concetti. Cioè noi non vediamo soltanto con i nostri occhi, ma elaboriamo l'immagine con il nostro cervello, altrimenti io qui vedrei soltanto dei fili. Quello che c'è. Invece io vedo la sfera. Vedo molto di più di quello che fisicamente c'è. La mostra continua da quella parte. Ecco. Queste opere hanno sicuramente un impatto visivo notevole e questa tra l'altro è molto colorata. Che cosa rappresentano? Allora, questa è stata realizzata dal gruppo N da un invito che gli è stato fatto da un'azienda, la Magneti Marelli dell'epoca, che ha realizzato una videocamera a colori e questa serviva inizialmente proprio per dimostrare in un ambito di una fiera che la videocamera inquadrando questi colori li riproducesse esattamente con le stesse tonalità nel monitor a circuito chiuso. Il lavoro poi è tanto bello, lo si può infatti mettere in moto, è tanto bello che ecco il movimento, è finito bellissimo. Alla Biennale del 1964. Un lavoro cinetico, programmato. L'arte programmata è un'arte che segue una regola precisa. Segue una regola stabilita, ma è una regola che ammette l'imprevisto. Qui in fondo l'imprevisto è limitato al fatto che essendo questi cerchi ruotanti su dei perni eccentrici, si aprono e si chiudono secondo
dei ritmi diversi che danno l'idea di una macchia che si amplia e si restringe. Ma molto spesso la programmazione prevede l'intervento libero del pubblico e modifica e dà configurazioni sempre diverse alle opere. L'idea della programmazione viene da una mostra del 1962 voluta da Munari, una mostra che ha il contributo critico, teorico di Umberto Eco, niente meno. L'idea di programmazione sta nel fatto che l'artista prepara dei binari lungo i quali poi l'opera possa andare. Mentre qua dentro cosa troviamo? In questa altra sala abbiamo delle serigrafie. Per loro la serigrafia è una tecnica di grande interesse perché consente la moltiplicazione. Uno dei loro principi è essere artisti al passo coi tempi, che sono tempi di massa, tempi industriali, e quindi non ha più senso che l'artista si affidi al tocco magistrale del suo pennello, al pezzo unico fatto a mano. Molto interessante. Grazie mille, Guido. Grazie, grazie a te, Valeria. Vi presento Massimo Grassi, uno dei curatori della mostra e docente dell'Università di Padova al Dipartimento di Psicologia Generale. Ciao Massimo. Buongiorno. Tu non vieni quindi dal mondo dell'arte, ma da quello della psicologia. Infatti io sono un pochino incerta. Le opere che vedo qui sono opere d'arte o sono esperimenti scientifici? Queste che stai indicando sono proprio degli esperimenti scientifici, nel senso che sono delle tavole realizzate da Gaetano Canizza per dimostrare alcuni fenomeni percettivi. Invece nella stessa stanza potete anche vedere delle opere artistiche. Si tratta di una connessione tra arte e scienza. Assolutamente sì. Abbiamo cercato nell'arte in qualche modo una declinazione degli stessi medesimi fenomeni. Quindi io qui vedo triangoli che in realtà non ci sono. Se guardiamo lì, vediamo un bel quadrato giallo che poggia su un ulteriore quadrato giallo, ma il primo quadrato giallo, quello più piccolo, non esiste, è un quadrato illusorio. Gaetano Canizza è famoso per questo tipo di figure, è famoso per il cosiddetto triangolo di Canizza, che è questa figura qua, dove noi vediamo un triangolo che in realtà non esiste, ha dei margini cosiddetti quasi percettivi, nel senso che noi ne percepiamo i confini e i contorni, ma se andiamo ben vicino alla figura vediamo che questi confini e contorni non esistono. Siamo nell'ambito della Gestalt, la psicologia della Gestalt? Certamente sì. Gaetano Canizza, ma anche Cesare Musatti prima, Fabio Metelli, possono essere considerati in qualche misura membri della Gestalt italiana. Ecco, per chi non lo sapesse, è questa scuola di psicologia che fa riferimento alla forma, infatti Gestalt significa forma. Queste illusioni a volte sono anche tridimensionali, come in questo caso, mi incuriosisce molto quest'opera. Ecco, questo è un caso di opera artistica che in realtà mostra un fenomeno psicologico molto importante, che è il cosiddetto completamento modale. Questa è un'opera di Ennio Chigi del 1978. Allora, non vorrei sbagliare, ma secondo me rappresenta un quadrato che sta sopra una banda nera. Ecco, quello che vuole dimostrare l'artista, ma che gli psicologi sanno bene, è che in realtà la banda nera è un prodotto del nostro cervello, perché se io sposto alcuni dei pezzi di quest'opera, invece di vedere una banda nera, posso vedere una T nera. Questo è un caso molto interessante perché mostra come il nostro cervello in qualche modo interpreti la realtà. Prima vedevamo bande, vedevamo T, ma sono oggetti plausibili. Eppure molte persone, quando guardano la Vespa che è nascosta da questo quadrato nero, riescono a vedere una Vespa allungata. Come se fosse una sorta di Vespa limousine, una Vespa che non esiste. E qui l'autore, che è Gaetano Canizza, fa vedere che nonostante io mostri al cervello tante Vespe, tutte di misura regolare, la Vespa che appare dietro al rettangolo nero sembra più lunga. Quelle che abbiamo visto prima sono soltanto alcune delle illusioni ottiche che possiamo trovare in questa mostra.
Raccontacene qualcun'altra, per esempio questa mi sembra molto curiosa. Se voi guardate queste ultime due figure per un qualche secondo, potreste vederle diventare tridimensionali. Ecco, questi sono stimoli sperimentali prodotti nel 1924 da Cesare Musatti. Cesare Musatti, il famoso psicanalista. Anche utilizzando elementi veramente essenziali. Lo stimolo sperimentale è uno stimolo semplice, mentre l'utilizzo dello stesso fenomeno in forma artistica è molto spesso complesso, ricco. Un esempio di questi è certamente Marina Apollonio, perché se voi mettete in rotazione questo disco vedete esattamente la stessa impressione di tridimensionalità, ma questa volta è in forma molto più forte rispetto a quella che proponeva Musatti. Questo è davvero impressionante. Venire quasi le vertigini a guardarla. Qui invece siamo nel regno della trasparenza. Che illusioni ci può dare la trasparenza? Noi spesso guardiamo opere d'arte che hanno trasparenze, ci sono vetri, ci sono finestre. Quello che ha studiato Fabio Mettelli è proprio quali sono in qualche modo i principi che legano i colori al fatto di percepire un oggetto come trasparente. Nella sua ricerca è riuscito a trovare proprio una regola algebrica che molto semplice riesce sempre a produrre oggetti trasparenti partendo da dei colori molto di base come il bianco, il nero, il grigio. In questa sala poi si possono anche vedere i vari anni che ha toccato lo studio della psicologia presso l'Università di Padova, che quest'anno compie gli 800 anni e di cui questa mostra in qualche modo celebra anche i fasti. Il 1919, il 2 di maggio, Vittorio Benussi insegna la prima lezione di psicologia presso l'Università di Padova. Si dice che ci siano solo 3 studenti ad ascoltarla, eppure adesso abbiamo a che fare con la scuola di psicologia più grande d'Italia. Mettiti qua più o meno, guarda. Se con la coda dell'occhio, cioè punti l'occhio qua, sulla cornice. Ok, sto guardando quel punto. Ora è stondata oppure è ortogonale? Stondata. Adesso guardo l'opera. È perfettamente ortogonale. Se guardi col centro dell'occhio hai molti recettori e quindi hai grosso dettaglio. Mentre se guardi con la coda dell'occhio hai molti meno recettori e hai molto meno dettaglio e l'artista fa leva, che ne so, qua sulla profondità. Cioè tu vedi, che ne so, una profondità di un oggetto che si va dentro, tipo sembrano i rulli dell'autolavaggio. Esatto, qualcosa che sprofonda. Ma lui praticamente per farlo, noi andiamo sempre a vedere quanta di densità di tessitura c'è in una certa zona di spazio. Però se tu guardi, che ne so, il pavimento, sotto i tuoi piedi i sassolini sono ben distanziati e poi invece diventano una tessitura molto intricata. Sfrutta questo nostro meccanismo di interpretazione della realtà per ingannarci. Sì. E in questo caso io vedo una metà che sporge. Sì, la segregazione figura sfondo, nel senso che noi possiamo vedere alternativamente davanti la parte sinistra dell'opera oppure la parte destra. Degli esempi che a noi piace di più in questa sala, perché che cosa vedi? Vedo un rombo che spinge, cerca di forare una barriera fatta di linee. Esattamente, quindi c'è questa che è la causa dell'effetto della deformazione delle linee verticali. Eppure stiamo guardando una tavola statica, perché non ci sono, che ne so, persone che spingono automobili. Qui abbiamo semplicemente un rombo e delle linee. Eppure il nostro cervello, la nostra percezione suggerisce che c'è un rapporto, una relazione tra il rombo e le linee, in particolare che il rombo spinge le linee. Questo è veramente spettacolare. Grazie mille Massimo. Grazie a te. Oggi mi sono proprio divertita a lasciarmi ingannare dalle opere esposte in questa mostra. La mostra dura fino al 26 febbraio 2023. Non potete assolutamente perdervela. Se vi è piaciuta questa puntata, lasciatemi un like e soprattutto iscrivetevi al mio canale per continuare a condire la vostra vita con salsa d'arte.